Pagina 149, Amaldi.blu, galleggiamento dei corpi. Se un oggetto immerso affonda oppure risale in superficie, dipende tutto dal confronto tra il peso, la forza peso dell'oggetto e l'intensità della spinta di Archimede. Se il peso è maggiore della spinta di Archimede, il corpo affonda. Se invece il peso è minore della spinta di Archimede, il corpo risale. Inoltre il confronto tra la forza peso dell'oggetto e la spinta di Archimede diventa un confronto di densità. Un corpo affonda, galleggia o risale quando la sua densità è rispettivamente maggiore, uguale o minore di quella del liquido. Qui la parola galleggia significa che l'oggetto immerso non va né su né giù e rimane immerso nel liquido, perché la sua densità è uguale a quella dell'acqua, del liquido stesso. Qui fa vedere i tre casi: una bottiglia di sabbia ha una densità maggiore dell'acqua e affonda, una bottiglia di latte ha praticamente la stessa densità media dell'acqua e quindi galleggia, nel senso che rimane in equilibrio a mezz'acqua, cioè rimane sommersa in equilibrio ferma. Invece una bottiglia d'olio ha una densità minore di quella dell'acqua e quindi risale. I sommergibili risalgono o si immergono modificando la loro densità media e rendendola maggiore o minore di quella dell'acqua del mare. Per immergersi imbarcano acqua e riempiono degli appositi cassoni, aumentando quindi la densità media del sommergibile e quindi andando verso il basso. Per riemergere invece viene pompata aria compressa nei cassoni e che vengono quindi liberati dall'acqua. Così la densità media del sommergibile diminuisce, diventa minore di quella dell'acqua circostante e quindi il sommergibile risale.